Mister, la scossa c'è stata, adesso la squadra deve essere brava a trovare continuità. Beh certo, adesso bisogna dare continuità a quello che abbiamo fatto, e se no altrimenti ritorniamo appunto da capo. È chiaro che bisogna affidarsi, diciamo, a delle certezze che comunque al di là dei risultati nelle ultime 3-4 partite la prestazione l'abbiamo fatta ad alto livello e quindi bisogna andare sicuramente a riproporre quella prestazione con quella determinazione. Secondo me bisogna essere molto attenti alle aggressioni loro, dobbiamo essere pronti, non ci dobbiamo far trovare impreparati, ma abbiamo tante cose che possiamo mettere in campo noi per creare problemi a loro. Mi avevano colpito molto, mister, le parole di Cardoselli dopo il Pescara. Disse: noi stiamo bene insieme, però era un momento nel quale si faceva fatica anche a sorridere, a preparare con serenità le partite. Sono passati pochi giorni, però già questo risultato ha aiutato nella preparazione della gara contro il Vicenza. Ma sai, quando si viene da tante sconfitte non è facile parlare, non è facile scherzare, non è facile dire niente. Questo, il calcio è un gioco, nel momento in cui si è tristi si fa fatica a fare tutto. È chiaro che una vittoria può sbloccare, può dare sicurezza, può dare fiducia e ci dobbiamo puntare proprio su quello. Vicenza, mister, è una squadra che ha perso di misura a Lecce, ha ottenuto risultati importanti, ha pareggiato a Monza. Che partita si aspetta? È una squadra molto aggressiva, una squadra che pochi fronzoli ma tanta sostanza. C'è da fare una prestazione di altissima intensità, ad altissimo ritmo. Ci hanno anche delle buone individualità, quindi è un avversario di tutto rispetto, ma l'affrontiamo con le nostre qualità. Le chiedo un'ultima cosa, si porterà dietro qualche dubbio fino alla fine o le idee ce l'ha già molto chiare? No, sai, i dubbi ci sono sempre perché comunque questa è una squadra che lavora molto bene e tutti quanti cercano di guadagnarsi la possibilità di giocare e lo fanno mettendomi in grande difficoltà. Però è chiaro che man mano che passano i giorni, insomma, si creano delle gerarchie. C'è da calcolare comunque anche in questa situazione che abbiamo 3 partite in una settimana, quindi è chiaro che bisogna vedere anche l'aspetto del recupero, bisogna vedere un pochettino come sono messi.